Guerrieri, guerriere, buongiorno. Qual è l'area della difesa personale estremamente importante ma che contraddice i principi della difesa personale? Scopriamolo. Si chiama difesa terza persona e in genere non se la fila nessuno. Perché? Perché tutti vogliono ovviamente imparare a difendere se stessi e questa è la base, ma l'idea di difendere qualcun altro è relegata tra le ultime cose. Invece è un grosso errore, anche se magari non vi troverete mai a dover difendere un'altra persona. Intanto definiamo che cosa si intende per difesa terza persona. Sono tutte quelle azioni di difesa personale atte a proteggere, difendere o intervenire in una situazione in cui una persona che non è capace di difendersi o non è capace di difendersi adeguatamente si trova sotto minaccia o sotto attacco. Perché la difesa della terza persona contraddice i principi della difesa personale? Beh, intanto cominciamo a parlare di quali sono i principi della difesa personale. L'idea della difesa personale per civili è quella di minimizzare il danno, il rischio quindi anche di entrare in una situazione pericolosa e agire giustamente nel rispetto della legge. Nella difesa della terza persona noi facciamo esattamente l'opposto, spiego bene, nel senso che dobbiamo intervenire e di fatto utilizzare il nostro corpo e quindi mettere a rischio noi stessi per difendere una terza persona, che può essere una persona cara o semplicemente un indifeso. Nel mettere noi stessi in mezzo, di fatto, sacrifichiamo parte della nostra sicurezza. Ecco perché c'è una contraddizione in termini tra la difesa personale che dovrebbe massimizzare la nostra sicurezza e la difesa di una terza persona in cui invece andiamo proprio a mettere a rischio la nostra sicurezza a vantaggio di un altro. Perché è importantissima la difesa terza persona oltre un certo livello nel percorso di difesa personale? E perché è importante piano piano introdurne alcuni elementi già da subito. La difesa personale non è un qualcosa di asettico. L'applicazione prevede un contesto in cui ci sono delle persone, ci sono degli oggetti, accadono delle cose, per cui la persona non può essere focalizzata semplicemente su quello che è l'aggressore, ma deve essere focalizzata sull'aggressore in relazione al contesto. Il dover difendere una persona, il dover essere attenti a qualcos'altro che non sia se stessi, aiuta moltissimo in questo skill. Il secondo aspetto estremamente importante è che ti costringe a pensare in modo tattico. La tua azione deve considerare il fatto che esiste una persona, la vittima, che non è cosciente di quello che tu andrai a fare e che di conseguenza deve essere preservata dagli effetti della tua azione. Se sto separando l'aggressore che cerca di strangolare la vittima, non posso lanciarmi sull'aggressore su un angolo sbagliato perché faccio crollare l'aggressore sulla vittima, cioè lo faccio cadere addosso a lei. E il terzo punto riguarda il fatto che tu diventerai bravo nella difesa personale, nel Krav Maga, ma i tuoi amici, i tuoi parenti, assolutamente no. A meno che tu chiaramente non li porti in palestra, per cui è importantissimo che tu impari a eseguire le tue azioni anche considerando di avere un familiare o un amico che è assolutamente impreparato, che magari rischia di ostacolarti, quindi tu devi gestirlo, o che magari devi imparare a portar via perché è in stato di shock. E questo è tutto. In verità la difesa della terza persona è una componente così importante che chiaramente non si può fare subito perché è complessa, ma allo stesso tempo così importante che alcuni elementi vanno messi dall'inizio.